Siamo felici di vedervi su un'altra storia sconvolgente. Buona visione! L'acqua gocciolava dai tetti a intervalli regolari. I colpi distinti erano come il suono monotono di un metronomo. Questo accade solo nei primi giorni del disgelo, quando la temperatura comincia appena a salire sopra lo zero. Allora le gocce battono velocemente, come un rullo di tamburi, e si trasformano in una vera e propria sinfonia di suoni. La maggior parte delle persone apprezza i primi giorni di primavera, anche quelli uggiosi come quelli di oggi. Ma per Rebecca ogni cambio di stagione era una catastrofe, cosa indossare e come vestirsi. Camminava con cautela lungo il marciapiede, dove c'erano pozzanghere qua e là. A volte non c'era modo di aggirarle. E poi cercava intuitivamente un punto in cui non fosse troppo profondo. Quando Rebecca sbagliava, cadeva quasi alla caviglia. I suoi vecchi stivali si bagnavano immediatamente. E i suoi piedi si bagnavano. Ma si rassicurava sempre. Non era così grave. Si era solo bagnata i piedi. Ora torno a casa, mi tolgo i calzini bagnati e metto i piedi sul riscaldamento. Mi riscalderà in fretta. E che dire di coloro che ora sono al fronte, in trincea, o non hanno una casa, o sono dispersi da qualche parte sulle montagne e aspettano un aiuto che non arriva? È davvero difficile per loro. In generale, Rebecca trovava sempre chi stava vivendo un momento più difficile del suo. Ed era felice di quello che aveva. Così, riflettendo sui problemi del mondo, la ragazza si diresse verso il negozio di casa sua. Entrò in una piccola sala illuminata. Qui faceva caldo, c'era un profumo di pasticcini e di caffè alla cannella che le fece venire subito l'appetito. Rebecca guardò avidamente le montagne di salsicce, formaggi, pesce affumicato, torte. Ma oggi tutte queste prelibatezze erano fuori dalla sua portata. Si ricordò che a casa c'erano altre patate, un po' di pasta, un terzo di bottiglia di olio di girasole. Non era poi così male. Ci sono persone che non hanno tutto questo. Rebecca usò il suo trucco collaudato che la faceva sempre. Sentire, se non felice, abbastanza bene, sfuggendo alla tentazione. Si diresse rapidamente verso gli scaffali del pane, ne prese mezza pagnotta, pagò alla cassa e uscì nella fredda nebbia primaverile. Rebecca sarebbe tornata a casa in un paio di minuti, ma mentre svoltava verso l'arco, la ragazza non riuscì a trattenersi, slegò il sacchetto e diede un morso a un boccone fragrante. Sentì una fetta di pane leggermente acida e la sua bocca si riempì immediatamente di saliva. Nel vicolo la ragazza scorse un uomo che sembrava essersi teletrasportato dall'inizio dell'autunno direttamente all'inizio della primavera. Indossava eleganti stivali modello, una sottile giacca di vetro, pantaloni neri, chiaramente non comprati al mercato, e un berretto di pelle, nonostante Rebecca avesse avuto solo vestiti buoni e costosi quando era bambina. Aveva la capacità di giudicare con precisione la qualità delle cose. Ma tutte le cose che l'uomo indossava erano in condizioni tali da sembrare che fossero state gettate insieme a delle pietre in una betoniera e fatte girare per molto, molto tempo. Doveva averli trovati da qualche parte in un cassonetto di un quartiere decente e poi averli indossati per tutto il tempo senza toglierli. Rebecca pensò, e di nuovo le balenò in mente il pensiero felice di non trovarsi in condizioni così disastrose. Stava per passare velocemente davanti al barbone, perché poteva aspettarsi di tutto da personalità marginali, ma non funzionò. «È il tuo pane, ragazza?» Sentì una voce roca. «Lo so!» «Pane?» «Ne sento l'odore. Dammene un po', per favore.» «Strano!» pensò la ragazza, avvicinandosi all'uomo che le bloccava la strada. «Non c'è odore di alcol.» E parlava in modo intelligente. Rifletté ancora una volta sui prodotti alimentari presenti in casa sua e decise che avrebbe potuto fare a meno del pane. Rebecca porse allo sconosciuto mezza pagnotta. Lui la ringraziò e diede subito un morso goloso. Doveva avere anche denti forti, se masticava così velocemente. Un senza tetto atipico. Forse è stato per strada di recente. La logica di Rebecca funzionava a meraviglia. Ogni volta che nell'orfanotrofio in cui aveva vissuto negli ultimi 5 anni accadeva un evento strano e confuso, o che gli effetti personali di qualcuno scomparivano o che un bambino scompariva per qualche giorno, si correva subito da Rebecca.
Lei faceva qualche domanda e poi andava in un posto dove nessuno poteva disturbarla. Poi tornava e riferiva le sue scoperte e quasi mai si sbagliava. Le cose venivano trovate da chiunque lei indicasse, o almeno se ne trovava una traccia. Gli incidenti inspiegabili si rivelavano eventi regolari e reali a cui l'esuberante immaginazione dei residenti dell'orfanotrofio e delle infermiere attribuiva qualcosa di fantastico. Non c'era nulla da indovinare sulla fuga dei residenti dell'orfanotrofio. Venivano trovati da madri orfane, private dei diritti genitoriali ma verso le quali i bambini provavano ancora affetto e amore, oppure venivano prelevati da un treno sul quale stavano partendo per l'ignoto in cerca di avventure. Molto spesso la scomparsa dei bambini era dovuta ad altri motivi. E in quei casi, il più delle volte, erano scomparsi per sempre. Rebecca guardò ancora una volta l'uomo che continuava a mangiare il pane. Il suo cuore si strinse di pietà. Pensava che la pietà avesse proprietà selettive. La ragazza era solidale con tutti i cani e i gatti senza tetto e li nutriva come poteva. Ma i bastardi magri e malandati erano comuni. Ma il Doberman un tempo ben curato, con le costole scorticate e le piaghe sanguinanti, la toccava nel profondo. Forse, da qualche parte in fondo alla sua mente, Rebecca sentiva una parentela con loro. Se un bambino fin dall'infanzia non ha conosciuto una bella vita, non ha avuto genitori amorevoli e premurosi, allora la perdita della famiglia non viene percepita come una tragedia. E Rebecca conosceva e ricordava chiaramente la sua infanzia felice, suo padre e sua madre, che erano l'universo intero per una ragazza. Quindi, anche dopo 5 anni, non riusciva ad abituarsi alla nuova situazione. Si dice che i figli spesso ripetano il destino dei genitori. In ogni caso, questo era vero. Anche i suoi genitori, il signor Darwin e la signora Catherine, erano cresciuti in un orfanotrofio. Ma dovevano essere nati sotto una buona stella, perché erano riusciti a stare saldamente in piedi, ad affermarsi come professionisti e a costruire una famiglia solida. Anche Darwin ricordava la sua infanzia felice. E Catherine, che ascoltava i racconti dell'amico con gioia e stupore, credeva che i bambini dovessero vivere così. E si diede la sua parola che suo figlio o sua figlia sarebbero stati felici. Rebecca guardò ancora una volta l'uomo. I loro sguardi si incontrarono. Lo straniero sorrise imbarazzato e disse: «Mi dispiace di averti portato via il pane. Vedo che anche tu stai passando un periodo difficile. Ma hai molta fame». Con queste parole Rebecca capì che non vedeva un uomo che era sceso in strada di sua spontanea volontà. Era più probabile che a quell'uomo fosse successo qualcosa di inaspettato. Era confuso e non sapeva cosa fare. Per un momento pensò di invitare lo strano mendicante a casa sua per riscaldarlo. Ma la prudenza suonò subito forte e la ragazza si affrettò a raggiungere l'ingresso. Si voltò verso la porta, ma l'uomo se n'era già andato o la sua sagoma era oscurata da una fitta nebbia. Darwin e Catherine sono cresciuti nello stesso orfanotrofio. È in televisione che si vedono i dormitori alla moda di questi istituti, dove le stanze sono più simili a decorose camere d'albergo. Mense di lusso, palazzetti dello sport. Senza dubbio, tali istituti si trovano occasionalmente nella vasta distesa della madrepatria, ma molto raramente. Darwin e Catherine non sono stati così fortunati. Trascorsero la maggior parte della loro infanzia in un normalissimo istituto statale, con stanze da 15 letti ciascuna. I vestiti nuovi venivano dati rigorosamente in base a un calendario, non perché fossero usurati, e ai custodi non importava affatto ciò che i bambini desideravano o sognavano. Lo scopo del loro lavoro era quello di garantire che la salute dei bambini fosse all'altezza, che non ci fossero litigi gravi e che la ragazza, Dio non voglia, non rimanesse incinta. Anche questo, però, non era cosa da poco. Almeno i bambini erano relativamente al sicuro. Ma Catherine rimase incinta. Poco prima del diploma, però. Così l'orfanotrofio fece finta di non sapere nulla, di non accorgersi di nulla e, con la coscienza pulita, avviò la ragazza verso una vita più grande. Sarebbe lungo, doloroso e noioso raccontare quali spine dovettero affrontare i giovani, ma all'inizio della loro vita adulta si trovavano in una posizione migliore rispetto alla maggior parte degli orfani che lasciano la custodia dello Stato.
Darwin aveva ancora l'appartamento dei genitori, dove portò Catherine, e la ragazza, grazie alla sua tenacia, ottenne l'alloggio a cui aveva diritto in quanto orfana, che affittò e abitò con la figlia mentre Darwin era nell'esercito. I primi ricordi dell'infanzia di Rebecca risalgono al periodo in cui il padre era già in polizia e studiava per corrispondenza all'Università degli Interni, mentre la madre, dopo l'università, lavorava come maestra d'asilo, dove la bambina andava a scuola. Spesso accade che i genitori cresciuti in un orfanotrofio non riescano a dare amore ai propri figli perché non lo hanno sperimentato. Ma Darwin proveniva da una famiglia benestante. Ricordava le braccia della madre che lo avvolgevano, le mani ferme del padre che lo sollevavano verso il cielo, i compleanni e le passeggiate in campagna. Tutte cose che fanno la felicità di un bambino. Ricordava e cercava di dare alla piccola Rebecca la stessa gioia che aveva provato da bambino con i suoi genitori. E Catherine si rivelò avere un innato senso della maternità. Amava la sua bambina prima ancora che nascesse, e rendere felice la piccola divenne il senso della sua vita. Rebecca pensava che sarebbe stato sempre così. Ci sarebbero sempre stati vestiti eleganti e belle acconciature, gite al mare e passeggiate al parco. Papà e mamma sarebbero sempre stati lì ad applaudirla in palestra. Quando lei e il suo compagno avrebbero fatto l'impensabile sul parquet durante le gare, lei avrebbe sempre confidato loro i suoi segreti e sapeva che i suoi genitori sarebbero venuti in suo soccorso, qualsiasi cosa fosse successa. Ma la vita ha deciso diversamente. E ora, da adulta, pensò Rebecca, si mise a scoprire cosa era successo in quello sfortunato giorno che l'aveva privata delle persone più care e della sua felice giovinezza. Circa 2 settimane prima degli eventi che avevano portato la ragazza all'orfanotrofio, suo padre o sua madre l'avevano accompagnata ovunque. All'inizio ne era felice, perché il padre raramente poteva dedicarle tante attenzioni. Poi si è preoccupata. La portano a scuola e alle attività e la riportano indietro. Chiamano 10 volte al giorno. Quando Rebecca rimane sola a casa, le dicono di non parlare con gli estranei e di non aprire la porta. Un'esuberante fantasia infantile ha disegnato nella sua immaginazione un divertente film d'avventura, di cui è diventata improvvisamente l'eroina. Rebecca pensava che suo padre fosse sulle tracce di una banda di spacciatori o, ancora più spaventosamente, di trafficanti di esseri umani, e che i criminali volessero fermarlo. Ma, naturalmente, nemmeno nei suoi pensieri permetteva a se stessa o ai suoi genitori di soffrire in questa lotta. Nella sua fantasia, immaginava che suo padre guidasse la polizia verso il luogo in cui si erano riuniti i boss della mafia. Ne segue uno scontro a fuoco. Alla fine, però, i banditi, che non sono stati catturati da un proiettile delle forze dell'ordine, vengono arrestati e suo padre riceve una medaglia o addirittura una medaglia. Tuttavia, gli eventi reali si rivelarono molto più tragici. Lo stesso Mr. Darwin non sapeva ancora esattamente di che tipo di bestia grossa fosse sulle sue tracce. Le misure precauzionali che aveva preso erano dovute al fatto che amava la sua piccola famiglia e temeva che i guai potessero colpire sua moglie e sua figlia. Non voleva nemmeno pensare che qualcuno cercasse di ucciderle, anche se avevano cercato di intimidirlo. Ma le minacce sono normali per un bravo e onesto investigatore. Poi sono stati effettuati gli arresti. I sospetti iniziarono a testimoniare. I capi chiesero che il caso venisse chiuso perché si stavano esercitando pressioni dall'alto. Ma nella mente di Rebecca il quadro generale dei crimini non quadrava. Lo sapeva. Sentiva di non essere mai andata a fondo. Durante uno degli interrogatori, il personaggio del caso, che si sforzava di presentarsi come una persona importante della malavita, disse: «È meglio che chiudiate presto questo caso. Non c'è bisogno di scavare più a fondo, non potete competere con le persone serie. Pensa a tua moglie e a tua figlia. E se succedesse loro qualcosa? Oppure inciamperebbe inavvertitamente su una buccia di banana e sbatterebbe la testa sul marciapiede?» È più o meno lo stesso consiglio che Darwin ricevette dai suoi superiori. Ma cosa vuoi di più? Sospetti in custodia. Le confessioni sono state raccolte. Tutte le prove sono state archiviate correttamente. Dipende dal tribunale, lui chiude il caso, tu ricevi un bonus. Le darò anche una settimana di vacanza. Porterai le tue ragazze al sud. Se lo immagina,
Mare, palme, niente criminali, niente rapporti, niente interrogatori. Darwin chiuse il caso, ma scrisse un rapporto in cui esponeva il suo punto di vista e sosteneva la necessità di continuare le indagini. Fu probabilmente questo rapporto a rivelarsi fatale, poiché le persone coinvolte capirono che Darwin non si sarebbe fermato. L'estate si abbatte sulla città. A Rebecca era stato chiesto di andare al fiume con i suoi amici, ma i suoi genitori non l'avrebbero lasciata andare, anche se la ragazza aveva detto che sarebbero stati accompagnati da adulti. Aspetta un po'. Tra poco papà ha il giorno libero. Andremo tutti insieme fuori città, disse la madre. Rebecca era in genere una ragazza indipendente e sensibile. Ascoltava sempre i suoi genitori, che si fidavano completamente di lei. E ora sapeva che stava succedendo qualcosa di straordinario, se era così guardinga e controllava ogni passo, e aspettava pazientemente la passeggiata promessa. La strada che portava al villaggio dove Rebecca e la sua famiglia erano diretti passava attraverso il bosco. Rebecca guardava gli alberi che lampeggiavano fuori dalle finestre e si chiedeva se avesse visto uno scoiattolo, se le campane fossero già fiorite, se l'albero della spaccatura fosse ancora vivo, allora, con ogni probabilità, il suo desiderio si sarebbe avverato. La ragazza ci credette e si rallegrò. Dopo essersi lasciata alle spalle il bosco, l'auto sbucò in un prato inondato di sole. Sulla destra, il fiume scompariva in un serpente scintillante e le prime capanne del villaggio si stagliavano davanti a noi. Qui avevano vissuto il nonno e la nonna di Darwin. Ma dopo la loro morte la casa e gli edifici annessi, lasciati incustoditi dai vicini, erano stati rubati per ricavarne legna da ardere e per le necessità domestiche. Solo il bagno era rimasto in piedi. Catherine la ripulì un po'. La coppia aveva portato materassi, biancheria e alcuni utensili. Era un buon posto per ripararsi dalla pioggia o per passare la notte, se necessario. Sua madre avrebbe organizzato la colazione nell'ex cascina. Ma Rebecca era impaziente di raggiungere il fiume il prima possibile e nuotare lontano con suo padre, e Catherine non sapeva nuotare. Così non fece mai loro compagnia. I genitori cedettero alle richieste della figlia, raccolsero le provviste e si diressero a riva. Durante il tragitto, i vicini vigili, che si affrettavano a precedere la concorrenza, chiedevano quante uova, latte e miele avessero da vendere. Era come se ci fosse una lunga fila di compratori fuori da ogni casa. La donna ordinò la spesa necessaria e disse che sarebbe passata a prenderla domani, quando sarebbero tornati a casa. Mentre Rebecca e suo padre nuotavano, Catherine si limitò a fare un tuffo nell'acqua calda e vaporosa come il latte e iniziò a stendere la spesa sulla tovaglia. Non c'era nessuno in giro. Solo a circa 500 metri di distanza poteva vedere le mucche attraverso una nebbia di calore. La grazia e il silenzio, disturbati solo di tanto in tanto dal cinguettio delle cavallette, si sgretolavano nell'aria, da anche gli uccelli, terminato il loro canto corale mattutino, si nascondevano da qualche parte tra gli alberi e i cespugli. Caterina, dopo aver apparecchiato i tavoli improvvisati e averli lasciati soddisfatti, si voltò verso il fiume e salutò il marito e la figlia, chiamandoli per la colazione. L'uomo e la ragazza nuotarono verso la riva. Darwin fu il primo a riemergere dall'acqua e si apprestò a scendere a riva. Rebecca si sdraiò nell'acqua bassa, con l'intenzione di prolungare il suo piacere. Catherine tirò fuori un asciugamano e fece un passo deciso verso il marito. Nessuno sentì il rumore dello sparo. Ma la donna con la testa insanguinata allungò istintivamente le braccia verso il marito e cominciò a sistemarsi. Il secondo colpo colpì la testa di Darwin. La ragazza guardò con orrore i genitori che cadevano a terra e non riusciva a capire cosa stesse succedendo. Poi notò il sangue e saltò immediatamente fuori dall'acqua. Due corpi giacevano l'uno accanto all'altro in pose innaturali. Rebecca si chinò su di loro, incerta su come aiutarli. Darwin, raccogliendo il resto delle sue forze, disse: «Corri dalle persone». E la ragazza corse in un turbine verso il villaggio. Passarono due ore, mentre gli abitanti del villaggio capivano cosa la ragazza piangente stesse cercando di dire. Loro, mentre la calmavano, mentre arrivavano la polizia e l'ambulanza. Gli uomini, che sono stati i primi ad accorrere al fiume, non hanno trovato nessuno sulla riva.
Non trovarono nemmeno dei corpi. Solo il sangue, che si era quasi seccato sull'erba, raccontava di una tragedia recente. I corpi dei coniugi Rebecca non sono mai stati ritrovati. Secondo le indagini, l'obiettivo era il signor Darwin. E Catherine si trovava per caso sulla traiettoria del proiettile, quando improvvisamente si scoprì che i genitori di Rebecca non avevano trovato né assassini né clienti dell'omicidio, la ragazza fu affidata prima a un centro di riabilitazione e poi, visto che non si trovavano parenti, fu mandata in un orfanotrofio. Per il primo anno, il personale del padre le fece visita. Spesso portavano dei regali, poi alcuni di loro sono stati promossi, altri hanno cambiato lavoro. Altri erano semplicemente così impegnati negli affari che non c'era abbastanza tempo per la figlia di un amico morto. E il tempo passò inesorabilmente. La storia cominciò a essere dimenticata. E i genitori di Rebecca non avevano amici intimi. Catherine e Darwin erano così felici nel loro piccolo mondo che non volevano farvi entrare estranei. Quando lasciò l'orfanotrofio, Rebecca poteva solo sperare in se stessa. Ma il suo temperamento era proprio d'acciaio. La ragazza era sicura che ne sarebbe uscita. Si sarebbe rimessa in piedi, come avevano fatto una volta i suoi genitori, e avrebbe scoperto cosa era successo in quel giorno tranquillo e pacifico sulla riva del mare. Se in tutti gli orfanotrofi e le agenzie di assistenza all'infanzia ci fossero state persone che si preoccupavano dei bambini, Rebecca avrebbe avuto una situazione economica abbastanza decente entro il suo 18° compleanno. Ma la ragazza era stata sfortunata. La ostacolarono funzionari ciechi e sordi che non ritenevano un peccato approfittare della sfortuna di un orfano. Quello che si sarebbe dovuto fare è dichiarare la morte di Mr. Darwin per mano di criminali in servizio. Allora la pensione del bambino sarebbe stata dignitosa. Ma per farlo, bisognava presentare una richiesta al tribunale e pretenderla. La direttrice dell'orfanotrofio, che era la tutrice ufficiale del bambino, non aveva né il tempo né la voglia di farlo. Lo spendeva per altre cose. Ad esempio, in modo incomprensibile, i documenti per l'eredità del trilocale di Rebecca per il bambino non furono redatti in tempo. Poi la proprietà è passata di mano diverse volte. Così ora era impossibile capire le vicissitudini del passaggio di proprietà. Grazie a Dio c'era il monolocale di Catherine, dove la bambina era registrata. Tuttavia, le condizioni dell'appartamento erano catastrofiche. I vicini dicevano che per tutto il tempo in cui la ragazza aveva vissuto nell'orfanotrofio era stato affittato a qualche elemento sociale, e gli inquilini erano contenti di avere finalmente una ragazza tranquilla e serena che viveva lì. Anche la pensione di reversibilità, che avrebbe dovuto accumularsi sul conto, era in gran parte scomparsa con il silenzioso patrocinio dei servizi speciali. Non si sa dove. A dire il vero, Rebecca aveva lasciato l'orfanotrofio con una professione di assistente infermieristica. O, come si dice più spesso, infermiera. Questo è stato il suo lavoro negli ultimi 6 mesi. In una casa comunale per anziani, dove l'ordine era ancora peggiore che nella casa dei bambini, e gli anziani erano a volte crudeli tra loro quanto gli adolescenti. Doveva fare il bagno a chi faceva la pipì a letto, rifare i letti, eliminare le defecazioni e pulire le stanze. Non viveva molto bene con il suo magro stipendio. Ma voleva davvero far ridipingere il suo appartamento il prima possibile, così teneva una piccola parte di quello che riceveva e risparmiava il resto. Doveva aver ereditato la determinazione dei genitori, perché apriva la busta solo il giorno dello stipendio e vi metteva la somma successiva. Nel tempo libero, le piaceva visitare i negozi di edilizia. Camminava tra gli scatoloni e sognava quanto sarebbe stato bello e accogliente il suo appartamento. Ma ahimè, era ancora molto lontano. Nonostante l'esistenza a mezza fame e il risparmio su tutto ciò che poteva, la disponibilità di denaro cresceva molto lentamente. Il giorno in cui Rebecca incontrò lo strano mendicante, mancavano ancora alcuni giorni alla sua paga. Quando Rebecca tornò a casa, la prima cosa che fece fu cambiare i calzini e mettere ad asciugare gli stivali. Basta che le scarpe durino ancora qualche settimana. Pensò. E poi potremo passare alle scarpe. Le scarpe erano ancora robuste, quasi nuove. Mise la pentola sul fuoco e cucinò la zuppa. Ben presto l'aroma delle patate bollenti riempì la piccola cucina.
gettò mezza manciata di tagliatelle nell'acqua bollente e aspettò alla finestra. Dietro il vetro pioveva. Rebecca guardò fuori nell'oscurità nebbiosa e per un attimo le sembrò di vedere quello sconosciuto che si nascondeva sotto l'arco per proteggersi dal maltempo. E per quanto tempo sarebbe rimasto lì? Si chiese retoricamente, sapendo di essere sola nell'appartamento. E non c'era nessuno che potesse rispondere. E se fosse successo qualcosa di straordinario nella sua vita e ora quell'uomo avesse bisogno del mio aiuto? Rebecca spense il gas, si infilò la giacca e corse fuori. Tuttavia, per quanto scrutasse il cortile, non riusciva a distinguere nemmeno una sagoma. Il maltempo aveva spinto tutti coloro che avevano un appartamento caldo a rifugiarsi in un altro, e i senza tetto si erano nascosti negli scantinati. Cosa si aspettavano dalla vita? Avevano dei sogni o si rassegnavano alla loro situazione e aspettavano la morte? Questi pensieri infelici si affacciarono a Rebecca mentre tornava a casa. Mentre saliva le scale, la ragazza notava abitualmente i vantaggi della sua vita. Non doveva trovare un posto per dormire ogni giorno. Aveva un appartamento tutto suo, anche se piccolo e da ristrutturare, ma era suo. Molti di coloro che hanno lasciato l'orfanotrofio con lei non possono vantarsi di questo. Quell'uomo deve essersene andato. Pensò tra sé e sé, ma non si sentì rassicurata. Più tardi, nei suoi pensieri, lo sconosciuto le fece visita più volte. E la ragazza non riusciva a capire quale fosse il motivo. Dopo cena Rebecca si mise a studiare sui libri di testo. Quest'anno avrebbe superato gli esami e sarebbe entrata nell'Istituto degli Affari Interni. Il sogno infantile di trovare l'assassino dei suoi genitori non solo non era scomparso nel corso degli anni, ma al contrario si era impadronito completamente della sua mente. Ma perché ciò avvenga, è necessario diventare un professionista come lo era suo padre. Rebecca prese una cornice dal tavolo. Una delle ultime in cui erano tutti insieme. La ragazza ricordava perfettamente il giorno in cui era stata scattata la foto. Si era diplomata in prima media e aveva ricevuto un meritato diploma per l'eccellente rendimento scolastico. Catherine e Darwin erano in mezzo alla folla di genitori e guardavano con orgoglio la figlia che, dopo aver sentito il suo cognome, correva fuori dalla fila di compagni e si affrettava verso i gradini della scuola, che fungevano da palcoscenico improvvisato il giorno dell'ultima campanella. Portava con orgoglio il suo diploma e un palloncino con un enorme numero 5 sul lato. Rebecca aveva appena raggiunto l'aula quando si sentì un forte schiocco, il palloncino scoppiò. Senza alcun motivo apparente. La ragazza trasalì per la sorpresa e il padre si protese istintivamente in avanti per proteggere la figlia. Ma capì subito cosa era successo e, imbarazzato, rimase al suo posto. Forse allora il palloncino non è scoppiato da solo, ma qualcuno gli ha tirato un bastone o un sasso, per ricordare ancora una volta al padre di smettere di frugare in una cassa chiusa e dimostrare che la famiglia non era e non sarà mai al sicuro? Rebecca pensò. Dopo aver risolto le 5 opzioni di test previste, la ragazza si preparò per andare a letto. Era un momento che amava, perché poteva sognare qualsiasi cosa e la sua immaginazione le dipingeva prospettive allettanti per il futuro. Ma oggi le rosee immagini non avevano fretta di apparire. I suoi pensieri erano continuamente perseguitati dall'uomo nella nebbia e non riusciva a liberarsi della sua immagine. Quella sera, dalla finestra, Rebecca vide effettivamente l'uomo a cui aveva dato il suo pane. Era stanco, sparuto e i primi segni del raffreddore si facevano già sentire. Lo straniero non era davvero un mendicante o un barbone. E il suo aspetto era il risultato di 2 settimane di vagabondaggio con il brutto tempo. Lui stesso stentava a credere che solo 10 giorni fa era stato costretto a fuggire dalla calda città di mare dove aveva vissuto negli ultimi 15 anni. Ora il destino lo aveva portato a centinaia di chilometri di distanza da casa. E ci sarebbe voluto del tempo prima che potesse tornare a casa. A volte era arrabbiato con se stesso e pensava: perché mi sono lanciato in questa avventura? Volevo l'adrenalina, l'eccitazione. Ora l'uomo si rendeva conto che questi giochi per adulti potevano finire in un disastro. Non poteva più rifiutarsi di partecipare alla folle corsa. Altrimenti, anche se non sarebbe diventato un senza tetto, avrebbe dovuto vivere in modo molto modesto.
ma la prospettiva di non essere all'altezza della fine della gara è molto concreta. Prima di trasferirsi qui, Jack possedeva diversi villaggi di pescatori e una pescheria. Per gli standard locali, non era un uomo povero. I suoi conoscenti parlavano di lui come di un eccellente padre di famiglia. Infatti, adorava sua moglie e sua figlia e trascorreva tutto il suo tempo libero con loro. Ma dopo 15 anni di matrimonio felice, come lui pensava, Nana, sua moglie, incontrò l'amore della sua vita e partì per la capitale con un giovane amante, portando con sé una somma considerevole, che ottenne dopo il divorzio e la divisione dei beni. Il signor Jack era felice che la moglie avesse lasciato la figlia con lui. Margaret, che allora aveva 10 anni, fu molto colpita dalla fuga della madre. Il mondo felice della sua infanzia si stava sgretolando davanti ai suoi occhi e il suo corpo non riusciva a far fronte a ciò che stava accadendo. All'inizio cominciò a tossire quando parlava di sua madre. La tosse fu sostituita da spasmi che le impedirono di respirare profondamente. Il signor Jack portò Margaret da diversi specialisti, ma tutti gli assicurarono che la bambina era sana e che la causa del suo disturbo doveva essere ricercata insieme a uno psicologo. Ma l'uomo non credeva agli psicologi, perché era stato lo psicologo personale della moglie ad allontanarla dalla famiglia, spiegando a Nana che con il marito non avrebbe mai rivelato pienamente la sua natura femminile. Durante un'altra visita in ospedale, uno dei medici suggerì che la bambina stava iniziando a sviluppare l'asma e che la cura migliore era un cambio di clima. Il medico avvertì che erano necessari esami più seri. Ma Mr. Jack, senza aspettare i risultati, decise di cambiare radicalmente la sua vita e di trasferirsi al mare. Scelse come luogo di residenza una piccola località turistica, che all'epoca era in rapido sviluppo. Lì voleva finalmente staccarsi dalla città dove tutto gli ricordava Nana e iniziare una nuova vita. Il rischio di lasciare la sua attività e la sua vita familiare era enorme, ma accettò. Meno di 6 mesi dopo, la pescheria fu venduta e al suo posto Jack aveva una piccola pensione funzionante, che generava un buon reddito. Il proprietario stava per lasciare definitivamente il paese per la sua patria storica. Quindi stava vendendo tutto ciò che non poteva portare con sé. Il signor Jack doveva essere un imprenditore fortunato. Indipendentemente dalla sua occupazione, la sua attività ha avuto un rapido successo. Forse anche perché il vecchio proprietario stava vendendo la pensione come un pacchetto completo, per così dire. Praticamente tutto il personale, che conosceva molto bene la propria attività, rimase al proprio posto di lavoro. 2 anni dopo apparve una nuova pensione. E un altro anno dopo un'altra. Dopo il trasloco, la salute di Margaret migliorò. Probabilmente non fu nemmeno il cambio di clima. La ragazza accettò il fatto che sua madre non sarebbe più stata presente per lei. E si sistemò. Margaret amava vivere in riva al mare. La finestra della sua stanza aveva una vista panoramica sulla baia e lei fissava a lungo l'immagine ipnotica del mare che cambiava ogni minuto. Ma soprattutto, la ragazza amava guardare la tempesta. Amava. La forza sfrenata che prima agitava le onde e poi le gettava violentemente sulla riva, aspettava qualche istante che l'acqua tornasse indietro e ripeteva l'azione dura più e più volte. Forse fu il mare a risvegliare il talento artistico della bambina, che iniziò a disegnare. Dopo un mese, il padre capì che quello non era un hobby da poco per la figlia e la portò alla scuola d'arte. Padre e figlia erano felici insieme. E per amore di quella felicità e della tranquillità di Margaret, il signor Jack non pensò nemmeno di portare un'altra donna in casa. Per i primi 2 anni, Nana chiamò la figlia e si informò sui suoi affari, ma non le fece visita né la invitò in casa. Poi ha annunciato che avrebbe lasciato il paese perché al suo geniale marito non è permesso di spiegare le ali qui. Ha intenzione di andare a fare pratica nella Repubblica Ceca, dove ultimamente stanno accorrendo i connazionali che vogliono diventare veri europei. Nana ha chiesto di portare la figlia nella capitale per dirle addio. Mr. Jack era riluttante a farlo, ma nell'animo di Margaret, come in ogni bambino, c'era ancora amore per la madre. Egli lo capì e acconsentì. La ragazza aveva trascorso solo 2 giorni con la madre, ma quei 2 giorni avevano risvegliato i pensieri della fidanzata di sua figlia. E l'uomo si rese conto che non si poteva sfuggire al passato, che Nana sarebbe stata ancora una presenza invisibile nella vita di sua figlia.
All'aeroporto, dove Mr. Jack si recò con Margaret, Nana lo prese da parte e gli disse: «Mi dispiace per lei e per mia figlia. Se avessi potuto riavere tutto indietro, se tu mi avessi trattenuto allora, anche solo con la forza, ora saremmo tutti felici. Sei stato tu a non voler lottare per me. Non puoi cambiare le cose ora. Spero che non interferisca con i contatti con mia figlia. Non l'ho mai fatto. Sei tu che non hai mostrato alcun desiderio», rispose Jack. E in quel momento si sorprese di essere stato un tempo follemente innamorato di quella donna. Gelosa. Pazzo della sua infedeltà e del suo divorzio come di una tragedia di proporzioni universali. Ora era una completa estranea, senza alcuna emozione. «Addio!» disse Nana e baciò Jack sulla fronte, come si bacia un uomo morto per qualche motivo. «Addio!» rispose con calma e sospirò leggermente come se si fosse liberato di un fardello pesante e inutile. Per qualche tempo dopo la sua partenza, Nana chiamò spesso la figlia. A volte non riusciva nemmeno a parlare con Jack. L'emigrata parlava con entusiasmo della sua vita a Praga, temendo la sua vita e dicendo che ora non sarebbe mai riuscita a respirare l'aria paludosa del suo ex paese. Ma in tutti i suoi discorsi entusiastici l'uomo riconobbe una falsità malcelata che Margaret non notò. Poi l'ex moglie gli ricordò se stessa per un anno, con conversazioni solo occasionali con la figlia. E Margaret non rispondeva sempre al telefono, spiegando di essere molto impegnata. Perché lavorava come amministratrice per il marito che, diceva, aveva molti clienti. Cominciò a essere attiva quando Margaret frequentava l'undicesima classe e aveva intenzione di frequentare la scuola d'arte. I suoi lavori erano già stati inviati più volte alle mostre e avevano ricevuto riconoscimenti e diplomi. Durante l'estate, il signor Jack si recava a scuola con la figlia, portando con sé le sue opere. Grazie a un vecchio legame con un artista, con cui Margaret ha studiato individualmente, hanno incontrato gli insegnanti e ascoltato il loro giudizio. Il talento della ragazza è innegabile e va coltivato. Lasciatela provare ad essere ammessa. L'uomo si chiese da dove la figlia avesse preso il suo talento artistico. Per quanto ne sapeva, nessuno nella sua famiglia aveva mai mostrato alcuna inclinazione per il disegno. E nella famiglia di Nana non c'era quasi nessun artista, altrimenti avrebbe detto che la figlia era nata dalla sua stessa razza. Ma il fatto rimaneva. Sebbene l'attività di Jack nel settore turistico fosse ben avviata, non poteva lasciare la pensione incustodita a lungo in alta stagione. Perciò gli dispiaceva lasciare Margaret da sola in città a prendere qualche lezione da un insegnante universitario e a visitare i musei. Non la lasciò in albergo, ma affittò una stanza tramite un annuncio. La strada per la scuola era lunga, ma le principali attrazioni della città erano vicine. La padrona di casa era una donna gentile e intelligente che promise a Jack non solo di prendersi cura della ragazza, ma anche di mostrarle la città. Quando Margaret tornò a casa, non fece altro che parlare della città e affermò che non esisteva una città migliore al mondo, almeno non per gli artisti. Ma poi Jack iniziò a notare che la figlia cominciava a uscire dalla stanza quando la madre la chiamava. E nelle sue conversazioni cominciò a far trapelare l'idea che questa scuola di pittura fosse obsoleta e che, se si voleva essere moderni, bisognava essere educati in Europa. Per molto tempo Jack preferì non prendere sul serio la nuova aspirazione della ragazza e nascose la testa sotto la sabbia come uno struzzo. Ma poi le chiese se voleva dire che la città non la attraeva più e che voleva studiare all'estero. La ragazza non si aspettava una domanda così diretta e nel profondo aveva paura di essere respinta. Le conversazioni di sua madre avevano fatto la loro parte e Margaret era desiderosa di sperimentare come vivevano gli studenti europei. «Non lo so ancora, ma credo che mia madre abbia ragione. Poche persone sono interessate ai classici al giorno d'oggi. E qui la pittura contemporanea è ferma. Si sente spesso dire che ci sono mostre di nostri artisti in Europa». Il signor Jack non ha scoraggiato subito la ragazza a studiare in Europa. Pensava che avrebbe potuto cambiare idea. In seguito, naturalmente, se ne pentì, così come si pentì di non essere andato a Praga per vedere le condizioni di vita della sua ex moglie. Sarebbe in grado di prendersi cura della figlia? Si dice di essere occupata con gli affari del marito.
Ma tutti questi pensieri sarebbero venuti a Jack dopo che era successo l'irreparabile. Nana arrivò prima del ballo di laurea di Margaret. Aveva recitato con cura la parte della donna felicemente agiata, ma le apparenti incongruenze nella sua storia davano motivo di dubitarne. Per esempio, una volta, mentre diceva con entusiasmo che a Margaret sarebbe stata data l'opportunità di visitare tutti i più famosi musei d'Europa, la ragazza chiese alla madre cosa ne pensasse del Tempio di Gaudí. Lei e suo padre erano appena stati a Barcellona durante le vacanze di primavera. Nana rimase in silenzio, come se avesse incontrato una barriera insormontabile. In ogni caso, la donna non aveva nulla da dire sul Louvre, sul Vaticano o sulla Galleria di Dresda. Jack aveva due ipotesi. Viveva in Europa e non era mai stata in nessun altro posto che non fosse la Repubblica Ceca. Oppure i suoi interessi erano diversi dai musei. Nana si comportò in modo strano, fingendo di essere una padrona di casa premurosa mentre si ambientava nella casa di Jack. Si svegliava prima degli altri, preparava la colazione, porgeva la guancia per un bacio. Quando l'uomo tornava a casa, lei dava consigli su come vestirsi al meglio per la festa. Anche se l'abito da ballo per Margaret era stato comprato 3 mesi fa. Jack pensò irritato. Perché sei una mamma così premurosa e di successo e non hai portato a tua figlia dall'Europa non solo un abito da sera, ma persino un pessimo pezzo di bigiotteria come regalo? Non capita tutti i giorni che un bambino riceva un diploma con lode. L'arrivo di una donna con cui Jack non aveva nulla in comune, se non la figlia, cominciava a irritarlo. Inoltre, Nana riusciva a trasformare ogni situazione in un modo che solo lei sapeva fare, come se lui stesso l'avesse invitata, fosse contento di comunicare con lei e magari sperasse in un suo ritorno. Una sera tardi, con il pretesto che dovevano discutere seriamente del futuro della figlia, si presentò. Nella sua camera da letto con una camicia da notte trasparente sul corpo nudo e si sedette in modo civettuolo sul bordo del letto. Ma il suo stratagemma fallì. Non solo non realizzò il suo intento primario, ma non riuscì nemmeno a parlare. Jack la cacciò dalla porta. Nonostante gli ovvi preparativi per andarsene, Jack sperava ancora che Margaret cambiasse idea. La ragazza esprimeva sempre più dubbi sulla sua scelta, ricordando la città scolastica. Ma il costante coinvolgimento di sua madre fece il resto. All'inizio di luglio, il signor Jack accompagnò la figlia a Praga. A quel punto aveva ricevuto un invito a partecipare a una selezione per la graduatoria della scuola d'arte Vaclav Koloda. Il cuore di Jack si strinse quando guardò Margaret all'aeroporto, con in mano una provetta dei suoi lavori migliori. Sembrava così piccola, fragile e indifesa al padre, come se non avesse 17 anni, ma 7. La figlia guardava il padre con amore e tenerezza e sembrava sentirsi in colpa per averlo lasciato solo. Perché? Perché non le aveva preso la mano e non l'aveva lasciata andare a Praga? Jack si era posto spesso questa domanda, perché c'era un presagio di disastro. Ma in quel momento lo attribuì all'amarezza della separazione. Jack ricordava per sempre sua figlia in un corto abito estivo, che cullava i suoi primi quadri. Spero che lei garantisca a sua figlia un reddito decente. Si rende conto che l'Europa è un altro posto, vero? Jack comprenderà appieno questa frase quando arriverà a Praga per la salma della figlia. Capirà perché Nana voleva davvero Margaret. Il signor Jack era solo per la prima volta. Quando tornò, vagò senza meta per la casa, entrando nel laboratorio dove Margaret aveva lavorato di recente. A malincuore passeggiò sul lungomare, animato dalla vita carnevalesca, poi raggiunse il faro e scese verso il mare. Qui il mare era incontaminato dalla civiltà. Enormi massi sporgevano dall'acqua con le loro cime lisce e levigate e nel crepuscolo. Sembravano le teste congelate di mostri. Dopo mezz'ora, un sentiero illuminato dalla luna si estendeva sulla superficie calma verso l'ignoto. Il silenzio solenne era rotto solo dalla musica allegra proveniente dalle barche da diporto. Jack attese con impazienza la chiamata della figlia, ma non la ricevette. Nella sua testa frullavano pensieri spaventosi. Un incidente aereo. Un incidente stradale, un attacco terroristico. Verso mezzanotte salì il ripido pendio per camminare all'indietro. In quel momento sentì una suoneria familiare. Margaret gli disse che erano già a casa e stavano per riposare dopo il viaggio.
La voce di sua figlia non sembrava molto felice a Jack, ma lui la attribuì alla stanchezza dopo il volo. Margaret aveva fatto colazione a casa la mattina presto e ora si trovava in un paese straniero, a molti chilometri di distanza e, di fatto, con degli sconosciuti. La nonna si era persa gli anni più importanti della crescita della figlia. Dopo aver augurato la buonanotte a Margaret, le chiese di richiamarla l'indomani appena si fosse svegliata. «Come vivere ora?» pensò Jack, una volta tornato a casa. «Bisogna trovare qualcosa da fare, altrimenti si impazzisce». Da quel giorno, Jack visse solo grazie alle telefonate della figlia. Lei gli parlava di Praga, dove non era mai stato prima. Gli disse che i suoi schizzi erano meravigliosi, che stava imparando la lingua e che già capiva la gente del posto. A volte mandava i saluti di sua madre, ma nemmeno una volta menzionava Alexander. Era come se non fosse mai esistito. O forse non faceva più parte della vita di Nana, se lei cercava così tanto di rinnovare il rapporto. Jack pensò. In realtà, il grande psicologo, a cui era stato impedito di spiegare le ali in patria, aveva continuato a vivere con Nana. Anche nella Repubblica Ceca, per qualche motivo, il suo talento non era apprezzato e l'ufficio aperto con i soldi di Nana non aspettava mai visite, nonostante fosse stata pagata una discreta somma per la pubblicità. Sentendosi arrabbiato con il mondo intero, Alexander preferiva starsene a casa e lasciare che Nana si occupasse di tutte le questioni finanziarie. Lei lo fece, finché rimase del denaro dal divorzio. Ma i soldi hanno la pessima abitudine di finire. Per prima cosa, gli amanti dovettero lasciare lo spazioso appartamento con 3 camere da letto per trasferirsi in un piccolo monolocale in periferia. Poi Alexander iniziò a manipolare Nana e a dirle che non lo amava. La logica era semplice. Se l'avesse amato, avrebbe trovato un modo per fare soldi fino a farsi conoscere come un brillante specialista in grado di risolvere tutti i problemi tranne i suoi. E Nana, che non aveva mai lavorato da nessuna parte, fu costretta a diventare un'imballatrice in un magazzino. L'amore della sua vita cominciò a svanire lentamente insieme al denaro. Nana stava anche tornando in patria per vedere se sarebbe stata accettata di nuovo. Quello che Jack non sapeva allora è che Margaret le aveva mandato anche i soldi per il biglietto. E, naturalmente, aveva pagato entrambi i biglietti e non aveva chiesto soldi alla moglie, anche se ex moglie. L'idea di Margaret di andare nella Repubblica Ceca era stata di Alexander. Sapeva bene che un padre che aveva cresciuto la figlia da solo l'avrebbe semplicemente adorata, il che significava che non avrebbe rifiutato nulla. Bastava fare un abile lavaggio del cervello alla ragazza per indurla a chiedere al padre più soldi con cui vivere tutti e 3. Naturalmente, solo finché lui non avesse migliorato la sua situazione finanziaria. E poi, naturalmente, si sarebbe occupato del mantenimento della ragazza. Margaret non sapeva tutto questo. All'inizio non prestava attenzione ai problemi domestici. Stava conoscendo la città, frequentando le conferenze pubbliche della scuola. Si fece degli amici tra gli artisti in erba. L'unica cosa che la preoccupava molto era la questione degli alloggi. Ma era troppo timida. Per dire direttamente alla madre che non si sentiva a suo agio a stare sempre nella stessa stanza con Alexander. Quando la nonna era al lavoro, l'uomo lanciava occhiate inequivocabili a Margaret. Ma, grazie a Dio, non faceva alcun tentativo a suo favore. Margaret non fu ammessa alla scuola d'arte di Wenceslas Hall. Ora avrebbe potuto tentare solo l'anno prossimo. Stranamente, Jack fu contento della notizia. Significava che sua figlia sarebbe tornata presto a casa. Margaret stessa voleva stare nella sua stanza nello studio, dove avrebbe potuto dipingere senza disturbare nessuno. Vivendo con la madre, poteva farlo solo con gli schizzi. Non c'era un posto dove mettere il cavalletto nel suo modesto studio. Promessa al padre che sarebbe rimasta a Praga per 1 mese, 2 mesi al massimo, avrebbe fatto una serie di schizzi di antichi castelli, avrebbe partecipato a una serie di conferenze pubbliche e sarebbe tornata. Il padre iniziò a prepararsi per l'arrivo della figlia. Decise di ristrutturare lo studio dell'artista in erba, di fare una parete completamente di vetro e di mettere una cupola di vetro sul tetto. Aveva visto laboratori del genere a San Pietroburgo. Jack immaginava quanto sarebbe stata contenta Margaret quando le avrebbe mostrato lo studio trasformato.
Il tempo passava più velocemente con la seccatura. Jack contava già i giorni che mancavano all'arrivo di Margaret. Sarebbe arrivata in tempo per la fine della stagione dei velluti, che loro adoravano. La città si stava lentamente calmando dopo il ritmo frenetico dell'estate. Il tempo era ancora benedetto da giornate calde e soleggiate, ma il caldo era sparito e il mare si sarebbe rinfrescato per molto tempo. Quindi ci sarebbe stato tutto il tempo per una nuotata. Mr. Jack salì al negozio di verniciatura ancora profumato. Gli operai avevano già messo tutto al suo posto. Sarà così contenta, pensò Jack. Il piccolo divano si integrava perfettamente nella stanza. Ecco fatto. Non le avrei permesso di andare da nessun'altra parte. Potrebbero pensare che sono egoista, ma questa è una tortura, non la vita. Chiedersi ogni minuto se fosse successo qualcosa alla bambina. Grazie a Dio sarebbe arrivata presto. Non avevo sonno. Si preparò del tè e si sedette con la tazza vicino alla televisione. Sullo schermo c'erano le immagini dell'ultimo notiziario, ma Jack non ci fece molto caso. Stava facendo progetti per il futuro, vicino e lontano. Ma all'improvviso Jack fu tirato fuori dal suo mondo di fantasticherie da una ragazza giornalista. Era in piedi davanti a un piccolo caffè, dove un pazzo aveva iniziato a sparare. Il numero delle vittime e dei feriti era in via di chiarimento. Grazie a Dio Margaret è a casa ora, pensò. Sua figlia ha detto che stamattina avrebbe dato una festa d'addio. Quindi non era possibile che fosse al caffè. Jack guardò il telegiornale fino alla fine e andò a letto, ma non riuscì a dormire. Una vaga inquietudine lo attanagliava. Più volte prese il telefono per comporre il numero di sua figlia. Ma poi rimandò. Alla fine decise che non avrebbe fatto male interrompere il divertimento per assicurarsi che Margaret stesse bene. Gli risposero subito, come se si aspettassero la chiamata proprio in questo momento. Ma al ricevitore si sentì una voce maschile che parlava in ceco. Jack non capì nulla e chiese: passa il telefono a Margaret, per favore. Si udirono frequenti e brevi beep. Jack riprovò senza successo. Poi compose il numero di telefono di Nana. Lei non rispose a lungo, poi chiese con voce assonnata: ciao. Perché tieni sveglia la gente? Hai guardato l'orologio? Gli ospiti sono già andati via? Chiese Jack. Quali ospiti? Sei ubriaco? Nana voleva dire che lo studio era troppo piccolo per loro e che non avevano abbastanza ospiti. Voleva aggiungere che non avevano abbastanza spazio nel loro studio, ma si sentì libera di fermarsi quando arrivò a quel punto. Dopotutto, stava raccontando al suo ex marito quanto stesse bene nella Repubblica Ceca. Dov'è Margaret? Ha detto che stasera avrebbe organizzato una festa d'addio, gridò Jack, rendendosi conto che stava succedendo qualcosa di strano. Alla festa, sì. Ma a nessuno verrebbe in mente di organizzare una festa a casa. Nana ha mentito un po', ha detto. È al bar con i suoi amici, probabilmente tornerà a casa presto. Quale caffè? Jack stava già gridando istericamente. No, sei sicuramente ubriaca. Come faccio a sapere in quale bar si trova? La ragazza sta per compiere 18 anni. Non ho intenzione di controllare ogni sua mossa. Idiota! Jack non poteva farne a meno. Rendendosi conto di non poter ottenere più nulla dalla sua ex moglie, Jack spense il telefono e iniziò a camminare per la stanza come un pendolo. Poi accese il portatile e iniziò a cercare tutte le notizie sugli eventi di Praga. C'erano molte informazioni, ma niente di specifico. Dopo 2 ore fu comunicato ufficialmente che c'erano morti e feriti. Poi che tra i morti c'erano 2 cittadini stranieri. Non Margaret, non Margaret, non Margaret. Jack pregò Dio, ma Dio non ascoltò la sua preghiera. Verso mattina, Nana chiamò. Ora urlava. È stata uccisa. Sentite, nostra figlia è stata uccisa. E sulla stessa nota aggiunse: sono arrivati i soldi. Non hai idea di quanto sia costoso organizzare un funerale in Europa. Jack non rispose.
doveva essere in grado di comprendere ciò che era accaduto. Ma come poteva essere così consapevole di ciò che era accaduto? La sua ragazza, che al mattino aveva sognato allegramente che si sarebbero incontrati presto, era morta all'alba. Jack chiamò Nana e disse: «Sarò a casa a seppellire Margaret. Stasera vado a Praga». Nana lo sentì nella sua voce metallica. Quel «lo farò» è enfatizzato e capì che la sua opinione su Jack non esisteva affatto. Tutte le ulteriori azioni di Jack furono meccaniche. Comprò i biglietti, andò all'aeroporto e si imbarcò sull'aereo per Praga. All'aeroporto, l'uomo prese un taxi e diede l'indirizzo. L'autista parlava inglese. Cercò di intrattenerlo con delle chiacchiere, ma dopo aver guardato il suo sguardo sospeso rinunciò all'idea. Un'ora dopo l'auto si fermò davanti a un edificio di 5 piani, che sembrava più un ostello economico. «È sicuro di avere l'indirizzo giusto?» chiese Jack. Non si aspettava che la sua ex moglie fosse caduta in una tale povertà. «No, è vero. Una volta entrati nel monolocale, simile per dimensioni e arredamento a una stanza per studenti, Jack chiese: «Dove viveva Margaret?» «Viveva qui», Nana rispose con una sfida. «Se le avessi trasferito più soldi, avremmo avuto un appartamento migliore». «Ecco perché avete avuto improvvisamente bisogno di Margaret», disse Jack con una voce impassibile e spaventosa. «Sei un pezzo di spazzatura. Ti rendi conto che hai ucciso mia figlia? Oso ricordarti che anche Margaret è mia figlia», disse Nana con pathos. «No, le madri non fanno questo ai loro figli. Perché l'hai portata qui in questo squallore? Perché sei tornato nella sua vita? Per favore, non insultare la mia donna». Alexander parlò improvvisamente. «Sì, ho avuto qualche difficoltà temporanea. Ma ci trasferiremo la prossima settimana. Le autorità hanno promesso di pagare 150.000 corone per ogni morte». Il brillante psicologo non fu abbastanza furbo da tacere che aveva già calcolato dove avrebbe speso il denaro che Nana, in quanto madre del defunto, avrebbe ricevuto. «Cosa?» Jack urlò e si spostò su Alexander. E se non fosse stato per Nana, che si era fatta scudo dell'amante in lutto, probabilmente Jack lo avrebbe ucciso in questo momento. Le tristi formalità richiesero molto più tempo di quanto Mr. Jack avesse previsto. Dovette girare per gli uffici dei funzionari, compilare alcune pratiche, ottenere i documenti e poi tradurli. Richiedere l'imbalsamazione del corpo, acquistare una bara speciale di zinco con isolamento sicuro, fare la dichiarazione doganale. Ma il costante impegno permetteva a Jack di spegnere il cervello per un po', altrimenti sarebbe semplicemente impazzito per il dolore. Fece tutto questo in modo distaccato, come se quello che era successo non riguardasse sua figlia. All'inizio Nana voleva accompagnare Jack, ma Jack la guardò con uno sguardo tale che lei non osò insistere. Alla fine Alexander cercò di mandarla con l'ex marito. Temeva che il signor Jack avrebbe reclamato i pagamenti. Ma Nana, forse per la prima volta in tutti gli anni trascorsi con lui, non temeva che l'uomo la lasciasse. Disse sprezzante: «Non giudicare tutti da te stessa, brutta bestia». Scoppiò a piangere, ma la donna non piangeva la morte della figlia, bensì se stessa, la sua vita fallita, il suo futuro senza speranza. Almeno Jack avrebbe avuto la tomba della sua amata figlia da visitare. E a lei cosa rimane? Non ha nulla nella sua vita. Nessuna famiglia, nessun amore, nessuna patria, nessun futuro. Inseguendo una fantomatica felicità, ha perso la sua felicità terrena e a 40 anni è rimasta senza nulla. Dopo il funerale, Jack non aveva più voglia di vivere. O meglio, non aveva nemmeno voglia di vivere. Si dice che in questi momenti il sostegno dei propri cari sia molto importante. Ma Jack non voleva vedere nessuno. Sentiva che nessuno poteva capire il suo dolore, tanto meno condividerlo con lui. L'uomo era completamente perso nella sua angoscia e non esisteva nient'altro. Aveva assolutamente smesso di interessarsi alla sua attività. Fortunatamente Jack disponeva di un team di gestione affidabile che terminò la stagione, mise in stand-by gli impianti per l'inverno e gli fornì un rapporto finanziario completo.
Jack trascorse il tardo autunno e l'inverno come un eremita. Per tutto quel tempo aveva cercato anche un solo filo che lo collegasse a questo mondo. E non ne aveva trovato uno. Un giorno di marzo stava discutendo con la signora Dorothy, l'anziana donna che essenzialmente gestiva tutta la sua attività per la stagione successiva. O meglio, lei parlava e Jack ascoltava in silenzio, senza cogliere il significato delle parole, e di tanto in tanto annuiva con la testa. Per la donna era come se gli stesse raccontando una favola. E lui si sedeva e annuiva. «Signor Jack», con delicatezza disse, «non deve. Deve vivere, non solo crogiolarsi nella sua miseria. Vivere per mantenere viva Margaret nel suo cuore. Trovi qualcosa da fare con sua figlia. Avete deciso un monumento per la sua tomba?» Queste ultime parole sembrano aver risvegliato l'uomo. Infatti, Jack non aveva ancora pensato a come nobilitare la tomba e ora si rendeva conto di avere un lavoro importante da fare. Forse la cosa più importante della sua vita in quel momento era commemorare sua figlia. Guardò con gratitudine la signora Dorothy. Come aveva fatto a non trovare prima un modo così semplice per essere almeno mentalmente vicino a Margaret? Pensare a cosa potesse piacerle, cercare di assecondare i suoi gusti. Forse dovresti vedere un terapeuta per aiutarti a uscire dalla tua condizione. La donna suggerì con aria interrogativa, ma notò subito l'ondata di emozioni sul volto di Jack. Non capì cosa avesse provocato la reazione dell'uomo e non continuò la conversazione. «No, non ho bisogno di un terapeuta. Ho già avuto un terapeuta nella mia vita che ha aiutato mia moglie a ritrovare la serenità». Jack rimase in silenzio per un po', poi iniziò a parlare di come avesse perso la cosa più importante della sua vita. «Vedete, credo che in questa vita ci sia davvero un effetto farfalla. Se la mia ex moglie fosse stata impegnata a fare il suo lavoro, non avrebbe cercato occupazioni dubbie e non sarebbe andata da uno psicoterapeuta alla moda. E poi si è verificata una serie di eventi che hanno involontariamente portato alla tragedia». Jack parlò a lungo. A volte, nel mezzo della narrazione, rivisitava gli eventi del passato e ipotizzava come sarebbe stata la sua vita se non fossero accaduti. La signora Dorothy ascoltava con attenzione, facendo solo sottili gesti per dimostrare di aver capito di cosa stava parlando Jack. Alla fine tacque. Sembrava che nella sua mente stesse succedendo qualcosa di molto importante. Il suo volto era segnato dall'emozione invece che dal distacco e dall'indifferenza. «Grazie, signora Dorothy, grazie per avermi ascoltato. Non avrei mai pensato di potermi aprire a qualcuno in questo modo e di raccontargli il mio dolore. Grazie a lei. Ora so cosa devo fare». Poi il signor Jack andò in giro per il paese alla ricerca di uno scultore che realizzasse un monumento commemorativo per la tomba di sua figlia. Ha detto agli scultori come vedeva il monumento, ha dato loro decine di foto. Gli suggerirono dei bozzetti, ma a Jack sembrò che fosse tutto sbagliato. Alla fine si ricordò dell'insegnante di arte che aveva studiato con Margaret negli ultimi tempi e chiese se tra i suoi conoscenti ci fosse uno scultore all'altezza. Non esiste un profeta nel suo paese. Il pittore si disse in qualche modo malinconico. Conosco un maestro scultore molto bravo. Solo un perdente. Il fallimento della sua prima mostra gli ha tarpato le ali. E avrebbe potuto essere un grande. Ora vive dietro l'angolo. Solo che temo che non abbia il materiale giusto. O gli strumenti. Il giorno dopo, Jack e l'artista partirono per la città vicina. Trovarono il signor Samson, lo scultore, in un laboratorio di lapidi. Aveva un aspetto, francamente, piuttosto pietoso e Jack mise in dubbio la sua abilità artigianale. Ma lui gli disse come voleva che fosse la scultura e gli porse una foto di Margaret. L'uomo era letteralmente trasformato. La sua postura era orgogliosa e sicura. «Cammini per qualche ora e poi torni», disse. Allora stabilita Jack e il suo compagno erano di nuovo nel laboratorio. Samson consegnò loro diversi fogli di carta con degli schizzi e Mr. Jack capì di aver trovato il maestro. Sebbene i disegni fossero abbozzati, l'immagine di Margaret era chiaramente visibile in essi. Stava in piedi mezza girata, come se non riuscisse a decidere se andarsene o rimanere qui.
C'era qualcosa davanti a lei che la chiamava, ma era un peccato per lei lasciarsi alle spalle quello che c'era qui. Jack non aveva idea che un'intera storia potesse essere trasmessa in pochi tratti. E poi fecero un giro in macchina intorno al parco, alla ricerca di un blocco adatto. Il signor Jack optò per un lilla in marmo rosa. E lo scultore era d'accordo con lui. Poi Samson si trasferì a casa di Jack e iniziò a lavorare. Ma il padrone di casa e l'ospite non si vedevano quasi mai. Samson trascorreva quasi tutto il tempo nel laboratorio, in cui era stato ricavato uno dei garage. E Mr. Jack era di nuovo al lavoro. L'apertura della stagione è imminente. 2 settimane dopo, lo scultore chiamò il cliente e gli mostrò il modello in creta del futuro monumento. Jack ne fu soddisfatto. Passarono 3 lunghi mesi prima che Samson richiamasse Jack in laboratorio. Vedendo sua figlia congelata nell'indecisione, scolpita nel marmo, l'uomo pianse. Sì, la sua bambina era proprio così. Leggera e aggraziata, come le antiche dee greche. Accarezzò il marmo freddo, ma gli sembrò che la pietra irradiasse calore. Ora, entrando nel parco del cimitero, Jack poteva ancora vedere sua figlia che lo salutava da lontano e si affrettò verso la tomba. La notizia della scultura rosa si era diffusa ben oltre la città e la vita di Samson era cambiata radicalmente. Ora la sua lista d'attesa era prenotata con 1 anno di anticipo. E 2 anni dopo ebbe luogo la sua mostra personale. E quello era solo l'inizio. Passarono diversi anni. Jack imparò a vivere senza sua figlia. O meglio, nella sua mente, lei era sempre lì per lui. Le parlava. Ma non riusciva a immaginare come sarebbe cambiata in quel periodo. Per lui, Margaret è rimasta per sempre una ragazza di 17 anni. Alla vigilia della nuova stagione, la signora Dorothy disse a Jack che un uomo l'aveva contattata con l'intenzione di affittare l'intera pensione. L'offerta era più che allettante. L'hotel si trovava in mezzo al nulla, a circa 1 chilometro dal mare e ancor più dalle infrastrutture della località. Pertanto, attirava soprattutto chi amava la pace e la tranquillità e non riteneva necessario pagare una somma considerevole per vivere sulla prima linea costiera. Era redditizio solo quando c'era il picco di affluenza, mentre il resto del tempo era semivuoto. Tuttavia, l'esperto gestore fu allarmato dal fatto che il potenziale cliente non riuscì a spiegare esattamente come intendeva utilizzare la guest house. Inoltre, aveva intenzione di continuare ad affittare durante la bassa stagione, il che era strano. La signora Dorothy ha detto all'ospite che si trattava di una questione da affrontare direttamente con il proprietario. E che avrebbe richiamato il signor Jack quando avrebbe potuto riceverli. Ma pensate che ne valga la pena? C'è qualche fregatura? Chiese Jack. Se non hanno intenzione di aprire un bordello lì, sono d'accordo. Non è un hotel in perdita, ma non è un grande flusso di entrate. Stiamo operando a profitto quasi nullo. Il giorno successivo un'auto si avvicinò alla pensione dove si trovava l'ufficio di Jack. I visitatori dissero di essere i proprietari di un'azienda che forniva servizi agli uomini che amavano rischiare. Non avevano nulla a che fare con il crimine. Paintball. Sopravvivenza su un'isola deserta. Inseguimenti, labirinti, giri in mongolfiera. In pratica, tutto ciò che fa salire l'adrenalina. Nel corso degli anni, i nostri clienti abituali hanno formato una comunità chiusa. Per loro vengono progettati scenari speciali con condizioni e regole più severe e, naturalmente, prezzi più alti. A volte ci sono delle lotterie. Per questi clienti abituali è prevista una sorta di club. Se va bene, forse l'affitto diventerà permanente. E quanti soci abituali avete? Il signor Jack si è informato quando tutte le questioni commerciali sono state discusse. Ci sono più persone che vogliono iscriversi di quante ne possiamo accogliere. Il signor Winston, che si è presentato come il fondatore della società, ha risposto in modo evasivo. Il più delle volte si tratta di questioni finanziarie. Gli scenari che sviluppiamo per ogni cliente e la loro realizzazione sono costosi. Quindi solo le persone molto ricche diventano partecipanti regolari. Ma mi creda, è una scommessa che vale la pena di fare.
I nostri progetti hanno ridato il gusto della vita a persone disilluse da tutto. Le donne partecipano ai vostri giochi per uomini? Chiese Jack, intenzionato a scoprire se la pensione si sarebbe trasformata in un bordello, come temeva la signora Dorothy. No, affatto. No, affatto. Non siamo misogini. Ma ci sono molti altri posti per socializzare con le donne. Siamo un club per soli uomini. Ah! Momento di salutarci, il signor Winston ha detto. Se volete sperimentare voi stessi o capire quanto è bello il mondo, fatelo. Le assicuro che non si pentirà dei soldi spesi. Se siamo d'accordo su tutto, avrà anche un buon sconto. All'inizio il signor Jack non sapeva bene che tipo di scenario offrisse questa società. Certo, un tempo aveva visto Running Man, Death Race, Survival Game e Fear Reserve, ma non aveva idea che le trame dei film potessero prendere vita. Tuttavia, la proposta del signor Winston lo interessava. All'inizio Jack era solo uno spettatore delle avventure degli altri, a volte scommettendo sul vincitore. Ma sarebbe passato quasi un anno prima che decidesse di partecipare al crudele gioco. Nell'ultimo anno Jack era diventato amico del signor Winston e di alcuni membri. Tra loro c'erano uomini molto ricchi che avevano già goduto di tutti i piaceri che il denaro poteva comprare, e ora stavano pagando per il pericolo e il rischio. Ma la maggior parte erano uomini che avevano vissuto terribili tragedie e che volevano uscire dal loro stato amorfo in questo modo. Dopo il nuovo anno, Jack decise di entrare a far parte di una singolare gara di sopravvivenza. Naturalmente, in nessuno degli scenari più difficili era prevista la morte dei giocatori. Al contrario, era garantita la loro completa incolumità fisica. Ma dal punto di vista finanziario avevano molto da perdere. Il suo partner, o meglio il suo avversario per tutta la durata della partita, era l'uomo d'affari Mr. Woody. Anche lui, come Jack, era sopravvissuto alla morte dei suoi cari, la moglie e i due figli. Era al volante durante l'incidente d'auto che ha portato via le loro vite. Ma ciò che pochi sanno è che l'uomo era ubriaco in quel momento. Subito dopo l'incidente, Woody ha iniziato a salvarsi la pelle per evitare di finire in prigione. Dovette dire addio a gran parte della sua fortuna. Ma l'epifania arrivò molto presto. Il fardello del senso di colpa era troppo pesante da sopportare e diventava sempre più pesante ogni giorno che passava. La posta in gioco era insolitamente alta in uno scenario pensato per Woody e Jack. Stavano scommettendo praticamente tutta la loro attività. Chi vinceva si prendeva tutto, meno la commissione dell'azienda. Chi sarebbe stato il cacciatore e chi la preda era deciso a sorte. Secondo i termini del gioco, Jack avrebbe dovuto raggiungere una determinata città in cui non era mai stato in vita sua e nascondersi lì fino all'ora stabilita. Woody avrebbe dovuto seguirlo e trovare il fuggitivo. Il compito era complicato dal fatto che gli uomini stavano partendo senza documenti, denaro o effetti personali. Non avevano il diritto di chiedere aiuto a nessuno. Dovevano agire a loro rischio e pericolo. Venivano forniti loro dei telefoni, ma potevano essere accesi solo in determinati momenti per consentire agli organizzatori di localizzarli se gli osservatori sulle loro tracce li avessero persi di vista o per assegnare loro eventuali compiti. In questa modalità, la carica doveva essere sufficiente per 15 giorni. Era possibile terminare la sfida prima della fine del periodo, ma in questo caso il concorrente avrebbe vinto automaticamente. Alla vigilia dell'inseguimento, Jack avvertì i suoi conoscenti che sarebbe stato via per un po' e che non ci sarebbe stata alcuna comunicazione con lui. Mise tutte le redini nelle mani della signora Dorothy e si recò alla tomba della figlia. Si sedette a lungo sulla panchina e osservò la luce del sole primaverile, ancora non decisa, che accarezzava la scultura di marmo. Ricordava il suo passato felice e per molto tempo non guardò al futuro. Era del tutto indifferente a come sarebbe stato senza Margaret. I membri del club, che erano arrivati alla partenza delle nuove gare, furono i primi a salutare Jack. Era tutto organizzato come un vero e proprio spettacolo. Jack pensò che era stato un errore farsi coinvolgere in questa impresa. Ma era troppo tardi per tirarsi indietro. L'annunciatore annunciò che si potevano piazzare tutte le scommesse. Ma non erano in molti a voler scommettere. Tutti volevano sapere come si sarebbero svolti gli eventi.
Jack lasciò la foresteria tra gli applausi e le acclamazioni. Solo un'ora prima di conoscere la sua destinazione, a 1000 chilometri di distanza. Gli ci volle meno di un'ora per raggiungere l'ippodromo. Poi prese subito un passaggio. Solo quando salì in macchina si ricordò che non aveva più soldi. Come doveva comportarsi in una situazione del genere? Non lo sapeva, ma la sua naturale decenza prevalse e confidò il problema all'autista. L'uomo guardò il passeggero e disse: «Lei non sembra povero. Su via, sulla strada può succedere di tutto. Non si preoccupi per me. Non è che ti sto portando in spalla». Jack aveva sempre vissuto bene. Anche quando era all'università, non gli mancavano mai i soldi. I suoi genitori lo aiutavano, lui trovava sempre il modo di fare soldi da solo. Una volta aveva persino vinto una somma considerevole alla lotteria. Poi Jack ha ampliato con successo l'attività del padre. Si può dire che Mercurio lo abbia favorito per tutta la vita. Non aveva assolutamente idea di come fare a meno del denaro. E ora si rimproverava di non averci pensato prima. L'autista lasciò Jack in un'area di servizio e gli augurò buon viaggio. Queste parole suonarono a Jack come un'ironia. All'inizio si aggirò per il parcheggio senza meta e non sapeva come parlare con gli autisti. Alla fine un anziano autista gli si avvicinò. «Cosa ci fa qui in giro? Non sembra un truffatore. Ha bisogno di aiuto per qualcosa?» Le semplici parole di partecipazione ricordarono a Jack che al mondo non mancano le persone buone. Jack disse che aveva bisogno di arrivare in città, ma che al momento non aveva soldi. Tuttavia, sarebbe stato in grado di trasferirli sulla carta tra qualche settimana. L'uomo sorrise. «Sembri strano. Non so cosa stia pensando. Hai intenzione di viaggiare lontano, ma non hai né soldi. Né effetti personali. Ha almeno i documenti? Nemmeno i documenti. Si dà il caso che sia così». L'uomo rispose: «Che cosa hai in città? Famiglia, casa, amante, affari?» chiese l'autista. «No, non ho nessuno lì. Ma devo assolutamente andare in quella città». Il camionista non fece altre domande. Gli avrebbe detto se voleva farlo durante il tragitto. E se non voleva, non c'era motivo di curiosare nell'animo di quell'uomo. «Salire in cabina. Io e te siamo in viaggio per un po' di tempo, e poi come vuoi tu». Il lungo viaggio in auto favorì la conversazione. Prima Jack raccontò la triste storia della sua vita, poi riassunse brevemente il motivo del suo viaggio ormai ingeneroso. «Lei è davvero notevole. Ho sentito tante storie in viaggio, ma la tua è la più fantastica. O sei un grande narratore o la vita è davvero più divertente di qualsiasi romanzo». Non sapendo se credere o meno alla storia del compagno di viaggio, l'uomo disse: «Durante il viaggio, l'autista diede da mangiare a Jack in un bar sulla strada e, al momento di separarsi, gli consegnò $20 e un numero di telefono. Prendili. Ti torneranno utili durante il viaggio. Almeno potrai comprare caffè e pane quando ti ammalerai. E se avrai un minuto libero, chiamami quando è finita. Sarà interessante vedere come ne uscirai». Jack ha avuto molta sfortuna nella sua nuova casa. C'erano molte auto nel parcheggio dove ha dovuto separarsi dal bravo autista. All'inizio voleva approfittare dell'esperienza e ha iniziato a camminare tra i grandi camion, ma nessuno gli ha prestato attenzione. Più volte ha cercato di avvicinarsi agli autisti, ma all'ultimo momento ha rinunciato. Rimase così per circa un'ora. Si sentiva assonnato per la stanchezza e Jack si rese conto con orrore che ora non avrebbe avuto un posto per dormire nel senso consueto del termine per molto tempo. Nemmeno un posto dove riposare al caldo. Ne fu certo quando prese posto al tavolo del bar. Dopo qualche minuto fu avvicinato da una donna che raccolse i tavoli e gli disse che solo i clienti del locale potevano stare nella sala. Naturalmente avrebbe potuto comprare un tè o un caffè e rimanere a pieno titolo, ma decise di risparmiare i suoi soldi e uscì. Jack girò di nuovo intorno alle file di furgoni.
C'era un uomo sulla trentina accanto a uno di essi, che chiacchierava amabilmente con le ragazze che gli offrivano di divertirsi. No, ragazze, la prossima volta. Devo essere al magazzino domattina. Allora ci divertiremo al ritorno. Jack capì che era un'occasione. Si avvicinò all'autista e chiese un passaggio fino alla pista. Sali, mi divertirò di più. Mi farai divertire, così non mi addormenterò al volante, rispose l'autista. Jack impiegò quasi 3 giorni per arrivare a destinazione. A volte Jack camminava, sperando di poter trovare più velocemente un passaggio sulla strada. Ma la primavera si era trasformata in umidità. E ancora una volta si rimproverò di non averlo previsto, e ora stava congelando senza pietà nella sua giacca leggera e nei suoi stivali dalla suola sottile. Ma, come si scoprì in seguito, questi furono i giorni più facili del Calvario. All'inizio pensava che non sarebbe stato difficile trovare un rifugio temporaneo in una città di milioni di persone. Dopotutto, c'erano individui emarginati e senza tetto ideologici che preferivano i benefici della civiltà alla completa libertà dalle convenzioni della società e vagavano di città in città. In realtà, fin dal primo giorno si trovò ad affrontare dei problemi. Innanzitutto, si recò in una stazione ferroviaria affollata, dove era facile perdersi tra la folla, spingendosi fino alla biglietteria. Ma solo i passeggeri con il biglietto potevano entrare nella sala d'attesa. L'aspetto di Jack durante le sue peregrinazioni lasciava molto a desiderare, abituato alla pulizia, sentiva chiaramente l'odore sgradevole che emanava dai suoi vestiti umidi e da quel corpo. La maggior parte del denaro era destinata a dentifricio, sapone e spazzola. Ma la sua routine igienica in un bagno pubblico lo mise quasi nei guai. Proprio mentre si toglieva il maglione e stava per lavarsi, la donna delle pulizie entrò e cominciò a urlare che quello non era un bagno per barboni e che lo avrebbe denunciato alla polizia. Dovette andarsene in fretta. Jack aveva intenzione di passare la prima notte in un ingresso, ma nel centro della città quasi tutte le porte erano codificate. Così camminò per strada senza meta, sperando di trovare ancora una casa in cui poter entrare senza ostacoli. Jack sapeva che avrebbe dovuto essere seguito, ma non si accorse mai di qualcuno che camminava o guidava dietro di lui. Pensò persino che non ci fossero osservatori. Ma non voleva correre alcun rischio. Alla fine si ritrovò in una zona con vecchi edifici a 5 piani. Jack non immaginava che un giorno della sua vita sarebbe stato così felice di avere una porta d'ingresso aperta. Salì le scale sporche, guardando le pareti dipinte con parolacce. Al piano di sotto c'era odore di urina di gatto. Poi cominciò a percepire gli aromi delle patate fritte, della zuppa, della carne e di qualsiasi cosa gli occupanti stessero cucinando per cena. Lo stomaco gli si stava riempiendo di fame, ma non era ancora pronto a bussare per chiedere del cibo. Al quarto piano era buio totale. Probabilmente qualcuno aveva rotto o svitato una lampadina. Si sarebbe detto che l'uomo fosse tornato indietro nel tempo di 30 anni e si trovasse negli anni della sua giovinezza. All'ingresso non c'era alcun radiatore. Jack si sedette sui gradini, appoggiandosi al muro e cercando di tenersi in piedi per riscaldarsi. Dopo un po' i brividi nel suo corpo scomparvero e si assopì. Fu svegliato da una voce di donna scontenta e dall'abbaiare di un cane. I barboni si erano insediati di nuovo. E nessuna epidemia poteva fermarli. Hanno messo tutto a soqquadro. Gridò una donna dalle dimensioni eccessive, spingendo dolorosamente Jack con la punta dello stivale. Vattene da qui. O gli uomini ti picchieranno. Jack si alzò in piedi, molto riluttante a lasciare il suo rifugio. Ma la donna non se ne andò. Aspettò che la sua richiesta fosse soddisfatta. Dopo un minuto era di nuovo in strada, rimase per qualche minuto all'ingresso e andò a cercare un nuovo rifugio. Il giorno successivo portò altre delusioni e Jack era pronto a scendere. Quando accese il telefono, vide un messaggio di testo. La caccia era iniziata. Lo stalker è a 2 chilometri di distanza. Fai attenzione. Da quel momento in poi, Jack continuò a guardarsi involontariamente intorno. A volte gli sembrava di vedere Woody tra la folla, così cercava di allontanarsi in fretta. Così si aggirò nel retro del supermercato e vide diversi uomini che avevano già perso la loro forma umana.
stavano cercando tra le scatole di cartone abbandonate. A volte le discussioni sfociavano in risse. Doveva essere il loro modo di decidere a chi spettasse il bottino. Kefir raffermo, frutta a mezza marcia, verdure, succhi di frutta accartocciati. Jack si avvicinò, ma ora i barboni erano uniti nell'attaccarlo. Tornate nel vostro territorio. Qui ci sono un sacco di scrocconi senza di te. Jack sorrise amaramente e pensò a quanto velocemente, senza soldi e senza riparo, sarebbe potuto diventare un emarginato. Persino i senza tetto lo prendevano già per il loro rivale. Non si mise a discutere e tornò a vagare per le strade in cerca di un riparo. Comprò una pagnotta in un chiosco di pane e la mangiò tutta in una volta. Aveva sete, ma non spese gli ultimi centesimi per l'acqua. Sulla sua strada trovò una bottiglia di acqua minerale non finita e, preso da un senso di imbarazzo, la beve. Portò con sé il contenitore, sperando di trovare dell'acqua da qualche parte. Poi iniziò l'incubo. Ogni nuovo messaggio lo entusiasmava, poi lo faceva sudare freddo. L'inseguitore era ora a diversi chilometri di distanza, poi da qualche parte nelle vicinanze. Jack correva verso l'ignoto, senza sapere da che parte andare. Non si sentiva più al sicuro. L'unica fortuna che ebbe fu quella di imbattersi per caso in una conduttura di riscaldamento, dove vivevano alcuni personaggi pittoreschi. Lì Jack si riscaldò, si asciugò i vestiti e fu persino trattato con briciole di pane secco bollente. Ma già il secondo giorno dovette fuggire da quel luogo così accogliente. Il cacciatore era là fuori da qualche parte. Ed era vero. Gli uomini la pensavano quasi allo stesso modo. E Woody, dopo aver studiato un po' la città, iniziò a cercare Jack dove nascondersi. Jack lasciò il tubo del riscaldamento solo pochi minuti prima che il suo inseguitore vi apparisse. Mancavano 3 giorni alla fine del gioco. Ma le forze di Jack erano già esaurite. Trascorse l'ultima notte nella casetta del parco giochi. La struttura di compensato non era calda, ovviamente, ma almeno era asciutta e tranquilla. Al mattino si rese conto di essere malato. Jack aveva la febbre e la gola gli bruciava come se avesse ingoiato del vetro. Forse era caduto fuori. Qualcuno avrebbe chiamato un'ambulanza e lui sarebbe stato al caldo anche nell'ospedale più fatiscente. Un pensiero infido gli balenò nella mente. Ma Jack si ricordò subito che la comunicazione con le agenzie governative era vietata. Perché non aveva chiarito al briefing se le strutture mediche erano agenzie governative? E poi Jack si imbatté in una ragazza in un vicolo, anche se non riuscì a vederla nella nebbiosa penombra. L'uomo percepì più che vedere che la sconosciuta assomigliava molto a sua figlia. Era anche nella natura di Margaret condividere un pezzo di pane con i suoi vicini. È vero, non era una questione di pane. Spesso dava prima i suoi giocattoli alle amiche, e poi i cosmetici, le borsette e altre piccole cose piacevoli. Il giorno dopo i piedi di Jack lo condussero in un cortile familiare. Si trovava sotto un arco e riusciva a malapena a stare in piedi. Jack sperava che oggi la ragazza dovesse passare davanti a lui. Sicuramente doveva farlo. E poi nel suo animo nacque la certezza che lei non lo avrebbe lasciato in pericolo. Svoltando in un vicolo, Rebecca vide il mendicante che ieri le aveva chiesto del pane. Ma oggi non c'era pane. Tornando a casa, comprò 2 mele. Sul vassoio della strada brillavano con i loro lati rubicondi. Si aspettava di affondare i denti nella loro polpa e di assaporare lentamente il gusto dell'estate quando sarebbe tornata a casa. Ma ora era pronta a condividere la sua ricchezza con uno sconosciuto. Una ragazza. Aveva sentito. Hai delle pillole per il raffreddore o un'aspirina o qualcosa del genere? La voce roca dell'uomo era dolorosa e priva di speranza. Rebecca annuì, come se potesse distinguere il gesto nel buio, e corse a casa senza restituire Apple. La ragazza prese velocemente la medicina dalla scatola e si affrettò a tornare fuori. Improvvisamente le venne in mente che quell'uomo non doveva essere lasciato al freddo. Non poteva portarlo a casa, pensò. Pensò tra sé e sé. Probabilmente dovremmo chiamare un'ambulanza e portarlo in ospedale. I minuti in cui il suo salvatore era stato assente sembrarono all'uomo un'eternità.
Jack rimase in piedi nell'arco, senza più sperare che la ragazza tornasse. Immaginò Margaret al suo posto. Come si sarebbe comportata in una situazione del genere? Dopo tutte le prove che aveva affrontato in queste due settimane, voleva credere che sua figlia sarebbe tornata ad aiutarlo. Ma ammise onestamente a se stesso che se quella domanda gli fosse stata posta prima di questo inseguimento apparentemente inutile, sarebbe stato molto scontento se avesse sorpreso Margaret a chiacchierare con un barbone. Alla luce della porta d'ingresso apparve Rebecca. Non si sa cosa le fosse passato per la testa nelle decine di secondi in cui era scesa dalle scale. Ma la ragazza si avvicinò risolutamente all'uomo e disse: «Andiamo! Ha bisogno di aiuto? Chiamo subito un'ambulanza. Non c'è bisogno. Vorrei riscaldarmi e bere un po' di tè caldo. E poi andrò». Per la prima volta in 15 giorni Jack aveva almeno un tetto sopra la testa e l'appartamento malandato dello sconosciuto gli sembrava una villa reale. Si vergognava del suo aspetto, del cattivo odore che riempiva la piccola stanza. Per il fatto che la ragazza probabilmente ora aveva paura di lui. Ma non aveva la forza di rifiutare la sua ospitalità. Rebecca guardò quel patetico uomo in quel momento e le ricordò in qualche modo suo padre. Forse non si assomigliavano, o meglio, di certo non si assomigliavano, ma poteva notare una certa parentela, un atteggiamento, un modo di parlare, una calma, una sicurezza. O forse la ragazza voleva solo vedere qualcuno che le fosse vicino. E prese per realtà ciò che desiderava. In casa non c'erano abiti da uomo per cambiarsi. Trovò nell'armadio la vecchia vestaglia e il plaid di sua madre e li porse all'uomo. «Vai a farti una doccia, scaldati con l'acqua calda. Ti preparo qualcosa da mangiare». Mentre Jack scompariva nel bagno, Rebecca fu nuovamente colta da dubbi sulla sua decisione di portare a casa non solo un uomo sconosciuto, ma un senzatetto di strada. Ma una voce interiore le disse che aveva fatto la cosa giusta. E questo incontro casuale si sarebbe rivelato fatale per la sua vita. L'uomo non uscì per molto tempo. Si avvicinò in punta di piedi alla porta e ascoltò il mormorio dell'acqua. Di tanto in tanto si interrompeva. Quindi tutto era a posto. Jack cercò di mettere in ordine le sue cose in qualche modo, per non spaventare nessuno con il suo aspetto. Rebecca andò in cucina a preparare la zuppa. Quando Jack apparve vestito in modo strano, si mise a ridere involontariamente. Il suo aspetto era così caricaturale. Jack ricambiò il sorriso. Il sorriso era gentile e congeniale. «Il mio nome è Mr. Jack. Mi scusi se sono piombato su di lei come una palla di neve con i miei problemi. Ma non conosco nessuno in questa città. Probabilmente non durerei un'ora per strada. Domani sarà tutto finito e ti ringrazio per quello che hai fatto». Rebecca guardò l'uomo con sconcerto e due sentimenti lottarono dentro di lei. Pietà. Era troppo debole, parlava a fatica e doveva avere la febbre. E interesse. La ragazza era ormai certa che davanti a lei non ci fosse un barbone. Ma allora chi era? E io sono Rebecca, disse tranquillamente, e aggiunse. Da dove vieni e perché sei qui, se non è un segreto? Sai, una tale città sul mare. Stranamente, Rebecca capì esattamente di quale città stava parlando Jack. Certo, la ragazza aveva sentito parlare della città, ma non c'era mai stata. Aveva visto il mare qualche volta quando era andata in vacanza con i genitori. Ora poteva solo sognarlo. Jack mangiò la zuppa e pensò che fosse la cosa più buona che avesse mai assaggiato in vita sua. All'improvviso mise giù il cucchiaio e andò velocemente in bagno. L'uomo tornò con il telefono in mano. Accese il telefono e cambiò immediatamente faccia. Il messaggio diceva che il cacciatore era a 400 metri di distanza. Mancavano meno di 24 ore alla fine della gara. Quindi Woody era da qualche parte vicino. Jack pensò. E come avrebbe fatto a passare inosservato domani per raggiungere il luogo stabilito? Se fosse semplicemente uscito in strada, sarebbe stato sul radar del cacciatore e il gioco sarebbe finito con una sconfitta. Woody, nel frattempo, stava ispezionando il cortile. Vedeva che le vittime erano vicine,
quindi cercava in ogni angolo nella speranza di vedere la sua preda dietro i bidoni della spazzatura o nel portico aperto. Il tempo aveva già fatto il conto alla rovescia. Ora tutto dipendeva dal fatto se Woody avrebbe pensato di rimanere in agguato e aspettare che lui si facesse vivo, o se avrebbe lasciato il cortile. Jack si sdraiò sulla vecchia branda dove la padrona di casa lo aveva messo a dormire. Non riusciva a dormire. Neanche Rebecca dormiva. Forse, dopo tutto, aveva paura di lui. Aveva paura, ma la pietà era più forte della paura. Alle 6 del mattino, Jack riaccese il telefono. La carica era ancora del 30%. Non c'era quindi bisogno di risparmiare ancora. Mancavano 6 ore all'ora stabilita. Lo stalker era ancora nel raggio di 400 metri. Bisognava fare qualcosa. Jack si vestì e si sedette in cucina, pronto a scattare ogni minuto. Improvvisamente sapeva come allontanare Woody. La mattina prometteva di essere soleggiata all'alba. Il cielo aveva assunto una tonalità rosa turchese. La città si stava svegliando. La gente stava correndo al lavoro. Anche Rebecca uscì dall'ingresso. Non si voltò indietro, camminò fino alla fermata del filobus, aspettò il percorso giusto ed entrò. Che diavolo era quello? Pensò Woody mentre vedeva aumentare la distanza tra lui e Jack. Non l'avevo notato? Cominciò a camminare da un lato all'altro della strada, cercando di capire dove stesse andando il suo avversario. Ma gli organizzatori inviavano solo numeri scarni che indicavano la distanza. Quando sullo schermo apparve il traguardo dei 5 chilometri, Woody capì che la gara era persa. Era improbabile che riuscisse a trovare il sentiero nel tempo rimanente e che riuscisse comunque a raggiungere il luogo stabilito. Dopo qualche minuto la distanza era già di 7 chilometri e la cifra non veniva aggiornata. Quindi il nemico era di nuovo in agguato da qualche parte. L'uomo corse lungo la strada. È stato fortunato, ha indovinato subito la direzione in cui correre. I nuovi numeri gli davano speranza. Su internet, Rebecca si occupò delle sue faccende. La sorella della padrona di casa, una vecchia cameriera esasperata, iniziò a rimproverare la ragazza come al solito. Anche se, in realtà, nessuna infermiera lavorava come Rebecca. Ma Rebecca era già abituata alle sue imprecazioni, quindi non ci fece caso. Entrò nel reparto dove giacevano 8 donne. L'odore di ammoniaca le punse gli occhi. La ragazza diede un'occhiata ai letti. La sua attenzione fu attirata dalla tranquilla e cordiale signora Giulia, un ex insegnante, che per un qualche destino si trovava ora in questo posto sfortunato. Rebecca le si avvicinò. La donna fissava il soffitto, ma nel suo sguardo non c'era vita. Ti succede sempre qualcosa, Rebecca. L'infermiera le urlò di nuovo contro, come se Rebecca fosse responsabile della morte di un paziente. Per le 2 ore successive fu impegnata a spostare il corpo all'obitorio, a disinfettare la stanza e non guardò lo schermo del telefono di Jack fino alle 11 circa. Il luogo dell'incontro è stato cambiato. Dovete arrivare in piazza all'ora stabilita. Lesse il messaggio. Si ricordò che dal telefono di Jack non si potevano fare chiamate, così corse dalla sorella della padrona di casa. Signora Ellen, cara. Dammi il tuo telefono, devo assolutamente fare una telefonata. Ho lasciato il mio a casa. Lo sguardo di Rebecca era così implorante da toccare anche il cuore freddo della vecchia domestica. Tieni. Passò il telefono a Rebecca. Probabilmente a un fidanzato. Oh, sciocca, sciocca! Perché ti appendi un giogo al collo? Jack rimase seduto a fissare il telefono di Rebecca. Stava per recarsi al punto d'incontro. In quel momento suonò il campanello. La strada in cui si trovava Jack era molto vicina alla piazza dove era prevista la fine della gara. Ora doveva arrivare in tempo alla banchina. Jack corse alla fermata dell'autobus e saltò sul filobus in arrivo. Il tempo sembrava aver perso la testa. Correva inesorabilmente veloce. Quando il filobus si fermò al semaforo rosso, Jack poté quasi sentirlo fisicamente scivolare via senza lasciare traccia. Infine, una voce gioiosa dall'altoparlante annunciò il suo arrivo.
Da lontano Jack vide un gruppo di uomini, tra i quali riconobbe il signor Winston. La gara era finita, aveva vinto, ma in qualche modo non c'era alcuna esultanza. Jack si rese conto che le ultime 2 settimane lo avevano cambiato. Guardava il mondo in modo diverso, diverso. Cominciava a sentire la vita e ad apprezzarla. E in fondo alla mente aveva un pensiero che non aveva ancora realizzato. Ora aveva qualcuno per cui vivere. Alla locanda Jack fu accolto come un eroe. Era sopravvissuto alla prova e ora meritava una ricompensa. Soprattutto, cercò di apparire calmo, ma la sua paura lo tradì. La paura di un uomo ricco che aveva scioccamente perso tutto. E ora i vincitori e i vinti sono invitati in ufficio, dove un notaio attende di redigere i documenti per il trasferimento della proprietà. Il signor Winston proclamò solennemente. Jack gli sussurrò qualcosa all'orecchio. Gli spettatori della gara, che stavano contando i guadagni delle lotterie, guardarono Winston e Jack discutere su qualcosa. Dopo qualche minuto di battibecco, il proprietario dell'azienda e mente dei giochi difficili disse Sensation. Per la prima volta nella storia delle nostre gare di sopravvivenza, il vincitore rinuncia al premio. Tutte le proprietà messe in gioco dai giocatori restano ai precedenti proprietari. Alcuni applaudirono, mentre altri erano delusi perché non avrebbero potuto vedere la tragica fine del gioco o gioire del fatto che oggi non erano nei panni del perdente. Per tutti i giorni seguenti Rebecca pensò a quello strano uomo. Non seppe mai esattamente chi fosse e perché avesse svolto tutti quei compiti senza senso. Era scomparso all'improvviso così come era apparso. E probabilmente quella storia sarebbe rimasta per sempre un mistero, proprio come la morte dei suoi genitori. La primavera è finalmente arrivata in questa città. L'acquazzone notturno aveva lavato via i resti della neve fangosa e le strade lavate dalla pioggia brillavano sotto il sole della primavera. Rebecca era di ottimo umore, aveva ricevuto il suo stipendio e il bonus dell'anno, promesso da tempo ma non ancora ricevuto. Questo significava che oggi poteva comprare tutte le cose che di solito si negava. Stava tornando a casa con le valigie piene. Vide una bella macchina. Davanti alla porta di casa. Auto del genere entravano raramente nei cortili del quartiere in cui Rebecca viveva. Accanto ad essa c'era il signor Jack. Ma quanto era diverso dallo straccione che aveva visto la prima volta. Quando si accorse della ragazza, aprì la portiera posteriore, tirò fuori un enorme mazzo di fiori e una grande scatola. «Ciao, Rebecca! Oggi faresti entrare nel tuo appartamento un povero senza tetto?» La ragazza sorrise. «Oggi non sembri proprio un senza tetto». Poi il saggio della vita e la ragazza si sedettero in cucina e parlarono, parlarono, parlarono. Si affrettarono a raccontarsi tutto ciò che di importante era accaduto nelle loro vite, come se due parenti stretti, divorziati dal destino per molti anni, si fossero finalmente incontrati, due anime solitarie avessero sentito una parentela l'una con l'altra, che si rafforzava ogni minuto che passava. Se solo sapeste quanto mi sono rimproverata per aver deciso di partecipare a quella gara insensata. Ma ora capisco perché il destino mi ha portato in questa città. Capisco che non posso sostituire i tuoi genitori morti. E tu non prenderai mai il posto di mia figlia nel mio cuore. Ma credo che possiamo riempire il vuoto che ci ha reso infelici. Voglio accoglierti nella mia casa come mia sorella Margaret e prendermi cura di te. Credimi, ne ho molto bisogno. È così che le sorti di due persone sfortunate, in preda a una perdita, cambiarono in modo inaspettato. Il giorno dopo l'auto li portò in un'altra vita che ora aveva un senso. Non passerà molto tempo prima che si impegnino seriamente nella ricerca degli assassini dei genitori di Rebecca. Il signor Winston e la sua squadra saranno indispensabili per loro. E questo sarà un altro reality show in cui la vita stessa scriverà il copione. E con questo, cari amici, la storia si conclude per noi. Secondo voi, cosa ha capito esattamente Mr. Jack e quale lezione ha tratto dalla sua gara? Perché ha rinunciato al premio? Condividete la vostra opinione nei commenti.